Ora si registrerà la conferenza. Allora, buongiorno, buongiorno ai colleghi che come sempre sono qui, insomma, a dedicare il loro tempo, ma insomma siamo un gruppo abbastanza vivace e se non altro continuativo. Abbiamo appunto questo interesse per l'economia circolare e da un bel po' di tempo stiamo organizzando questi incontri mensili per appunto incontrare delle realtà che ci vengono a raccontare veramente esperienze concrete di economia circolare. E quindi grazie ai colleghi che ci sono, grazie al dottor Meneguzzo che è qui con noi per raccontarci di questa cosa molto particolare e anche alla Grazie a voi. collega, ecco, Carla Grattapaglia che insomma ci ha fatto da tramite, alla quale passo direttamente la parola per presentare appunto l'incontro di oggi, che è molto particolare, almeno interessante, come dicevo prima, attuale anche in periodo estivo. Quindi, Carla, a te. Grazie, grazie Manuela. Sì, oggi incontriamo il dottor Meneguz che ci presenterà l'azienda Beff Biosystem. L'ho trovata molto interessante questa realtà che è nata un po' con la sfida di reintrodurre l'utilizzo del cibo sprecato e quindi di conseguenza attivare un vero processo di riutilizzo effettivamente del cibo. Sappiamo tutti effettivamente quante tonnellate di cibo sprechiamo e anche quanti scarti di vegetali abbiamo ovviamente. L'ho trovata molto interessante e io sarò brevissima, quindi passerei la parola a Marco che lascio ovviamente nella sua relazione e ci spiegherà nel dettaglio il tutto. Grazie, a te Marco. Ok, intanto buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito. Io faccio che presentarmi un attimo, poi volevo farvi vedere qualche video, nel senso che noi abbiamo già dei video di presentazione che diciamo riassumono, così poi apriamo uno spazio di domande e discussione. Allora, intanto io mi chiamo Marco Meneguz, ho cominciato a lavorare sugli insetti come mangime per gli animali, in particolare su questa mosca dal 2014. Quando ho cominciato con un progetto insieme a un'azienda cunese, un progetto sull'economia circolare, questa azienda voleva creare una fattoria integrata e questo progetto era finanziato dalla Fondazione Gorie e dalla Fondazione Cereti di Asti, che diciamo, finanziavano progetti di imprenditorialità. Poi successivamente sono entrato in contatto con l'Università di Torino e dal 2015 ho poi cominciato un percorso di dottorato di ricerca proprio su questo argomento. Durante il mio dottorato ho cominciato a lavorare sulla possibilità di utilizzo di sottoprodotti vegetali provenienti dalla trasformazione agroindustriale, quindi normalmente sono prodotti di quarta gamma, quindi che ne so, patate, carote, insalate. E collaborando a questo progetto ho conosciuto i fondatori della BEF, che sono poi quelli che mi hanno proposto di lavorare alla fine del mio dottorato. Quando io ho finito nel 2019, ho deciso che la mia via era quella aziendale e quindi ho abbandonato l'università per, diciamo, passare dalla teoria alla pratica. Inoltre, la legislazione era cambiata, era stata aggiornata ed era possibile ed è tuttora possibile allevare questi animali, diciamo in un piano completo a livello legislativo. Poi ci sono ancora delle mancanze, ma ne discuteremo poi dopo con calma. Io partirei subito condividendo lo schermo. Allora, e andando, partirei con questo video che abbiamo creato circa un anno fa, che è un video che vi permette di avere diciamo, un'idea generale di che cos'è la BEF e di che cosa facciamo, poi potremo entrare nei particolari. I rifiuti organici che vengono scartati dal sistema di trasformazione dei prodotti agroalimentari sono un costo per le imprese che debbono smaltirli e un grave spreco di valore proteico. È cibo che viene buttato via.
Reintrodurre il cibo sprecato nel circuito alimentare è una delle sfide più importanti di quest'epoca. Proprio per questo scopo, alcuni anni fa, io e Umberto Guerra abbiamo fondato la BEF Biosystems, con l'obiettivo di sviluppare nuove tecnologie per l'allevamento di insetti in ambito agricolo. Le larve di alcuni insetti, infatti, possono essere impiegate per alimentarsi di questi scarti e realizzare in questo modo un processo di bioconversione delle sostanze nutritive. Al termine del loro ciclo di sviluppo, le larve nutrite in questo modo diventano un alimento di alto valore proteico per polli, pesci e animali domestici. Il settore dell'allevamento degli insetti è una nuova industria che sta rapidamente sviluppandosi in Europa e nel mondo. Diversamente dagli altri attori internazionali che hanno scelto grandi impianti centralizzati, la nostra proposta si è fondata sullo sviluppo di macchinari di piccola taglia, diffusi sul territorio, collegati in rete e gestibili da remoto. Ai nostri clienti proponiamo di far parte del nostro network, avviando sul loro territorio una box farm, cioè una fattoria degli insetti dove le imprese agroindustriali possono conferire i propri residui organici che poi saranno trasformati in mangimi. Il cuore tecnologico della box farm è il bioconverter, un macchinario brevettato, altamente tecnologico, efficiente dal punto di vista produttivo e dal punto di vista del risparmio energetico. Possiamo descrivere il bioconverter come una grande camera di allevamento climatizzata, in cui i parametri ambientali vengono continuamente monitorati e regolati in modo da ricreare in ogni periodo dell'anno le condizioni ideali per lo sviluppo delle larve. Ad oggi sono 85 le imprese agricole che hanno manifestato in Italia l'interesse ad avviare una box farm. E riteniamo che entro 5 o 7 anni potranno essere almeno 300 sul territorio nazionale ed europeo. Oggi in BEF collaborano una quindicina di persone con varie specializzazioni. Ci sono manager e imprenditori con esperienza nel settore dei rifiuti organici e delle energie rinnovabili, entomologi e ricercatori, designer, ingegneri, imprenditori agricoli e, come ogni startup che si rispetti, esperti di finanza di progetto. La Commissione europea ha già premiato 2 volte BEF nell'ambito del programma Horizon 2020, riconoscendola come impresa innovativa e di eccellenza. Il bioconverter è dunque lo strumento ideale per far decollare il settore degli insetti senza richiedere grandi investimenti. Gli imprenditori agricoli, grazie alla nostra tecnologia, potranno in questo modo diversificare e aumentare le loro fonti di reddito in modo realmente sostenibile e circolare. Ok. Allora, questo era il, diciamo, questo era un video introduttivo. Aspettate un attimo. Allora, così. Ok, così mi vedete. Questo era un video introduttivo che sicuramente avrà già creato nella vostra mente alcune domande, dubbi. Sostanzialmente noi che cosa facciamo? Andiamo ad allevare delle larve di una mosca su questi sottoprodotti e all'interno di queste macchine che sono i bioconverter andiamo quindi a creare un ciclo controllato, quindi noi possiamo monitorare da remoto e sostanzialmente poi il prodotto finale, perché è una cosa che non viene detta nel video, i prodotti finali che fuoriescono da questa macchina sono da una parte le larve che sono a tutti gli effetti una materia prima per la mangimistica e dall'altra parte c'è il residuo di allevamento che è un ottimo ammendante fertilizzante. Naturalmente in base a come viene gestito può essere o gestito come un sottoprodotto o direttamente come un fertilizzante. Invece dall'altra parte le larve normalmente sono o utilizzate tal quali, quindi per animali da compagnia come rettili e anfibi, o per galline e polli ruspanti, mentre invece i prodotti che sono, diciamo, ottenuti dalle larve, che sono poi farina e grasso, sono ottenuti dal, diciamo, l'abbattimento delle larve a bassa temperatura, che è uno dei sistemi che anche a livello di welfare è stato accettato anche a livello europeo per, diciamo, l'abbattimento degli insetti, e poi queste larve vengono seccate e trasformate in farina attraverso un processo di estrusione in cui si va a separare la parte proteica da quella grassa.
A questo punto abbiamo questi prodotti che quindi sono stabili e possono essere immessi sul mercato mangimistico, che ad oggi a tutti gli effetti quello che permette di commercializzare in modo più semplice il prodotto. Naturalmente tutto questo rientra all'interno di un disegno di economia circolare, quindi l'idea è quella di andare a recuperare tutta una serie di scarti che non possono essere o compostati o messi all'interno di un biogas, cioè nel senso possono essere utilizzati per questo, ma diciamo con questi processi si va a perdere tutta una parte di nutrienti come ad esempio le proteine e quindi l'azoto, mentre invece attraverso la bioconversione operata dagli insetti possiamo avere diciamo, un materiale di più alto valore, quindi partiamo da un materiale a basso valore a uno ad alto valore aggiunto come può essere una farina proteica. Gli utilizzi sono già molteplici, sono stati, diciamo, le applicazioni sono tantissime, nel senso che a livello di zootecnia, che non so se voi conoscete nei particolari, queste farine sono già state testate su tutti gli animali su cui è possibile utilizzarle, quindi tutti gli animali monogastrici, quindi sono state fatte prove su pesci come trote, orate, branzini, per quanto riguarda i pesci con più alto valore commerciale, fino a invece al settore avicolo, quindi sono state utilizzate sia le farine al posto della, diciamo, in sostituzione della soia e sia diciamo, l'utilizzo per andare a sostituire la farina di pesce, che è un altro prodotto, un'altra proteina animale che però noi come Europa produciamo solo in minima parte nel nord Europa e quindi siamo obbligati a importarla dall'estero, in particolare da Cile e Perù. Quindi a partire da questo eravamo arrivati ai polli. Un'altra parte importante che è stata affrontata è quella dei suini, nel senso che sono state testate, testato l'utilizzo delle larve della farina all'interno dell'alimentazione dei suini nella fase di svezzamento, che è la fase più delicata, in cui normalmente si utilizza la farina di pesce, che però per ovvi motivi, dato che i maiali non mangiavano il pesce, li porta a dei problematiche intestinali che possono arrivare alla diarrea. Invece, questo motivo, cioè con questa farina, è stato visto come si riducano questi effetti perché tra le componenti all'interno della farina c'è la chitina, che è un polisaccaride strutturale che forma l'esoscheletro dell'animale, quindi dell'insetto, che è una fibra, quindi, e poi c'è l'acido laurico, che invece è un ottimo antibatterico, che è uno dei componenti principali della massa grassa dell'insetto mosca soldato. E poi naturalmente c'è tutto il mercato del pet food, che è quello più interessante dal punto di vista del prezzo e anche dell'utilizzo, perché sempre più spesso i nostri animali soffrono di enteriti o comunque di disturbi intestinali legati un po' a quello che viene inserito all'interno dei mangimi, che sono soprattutto o farine di carne, quindi da basso valore, farina di piume, farina di ossa, farina di sangue, comunque farine fatte da scarti, o nei peggiori dei casi fatti con sottoprodotti vegetali tipo farina di soia, quindi materiali che comunemente un cane non mangerebbe o comunque da un valore nutrizionale non eccelso. Mentre invece la nostra farina, o comunque le farine di insetti, in particolare questa, sono composte da peptidi a catena corta che quindi sono altamente digeribili, e in più la presenza di acido laurico, di sostanze di questo tipo, quindi antibatterici, permettono di ridurre l'infiammazione, ridurre la produzione di radicali liberi e quindi andare a creare diciamo, una dieta più sana per il cane. Sono già stati creati mangimi di questo tipo, funzionali, quindi che includono la farina di insetto all'interno, in particolare la farina di mosca soldato proprio per la presenza di acido laurico. Quindi, partendo da questi sono i prodotti più collegati alla mangimistica. Poi in realtà c'è un altro prodotto di cui ve ne ho parlato prima indirettamente, che è la chitina. La chitina sostanzialmente compone l'esoscheletro, quindi chiamiamolo, per semplificarvi, lo scheletro degli insetti, che è questo polisaccaride, che ha tutta una serie di proprietà e non per ultimo viene estratto ad oggi dai gusci di gambero provenienti dall'Asia, quindi
tutto lo scarto dei gamberi prodotti negli allevamenti asiatici raggiunge l'Europa e dai gusci viene poi estratta la chitina con un processo altamente impattante perché vengono usati acidi e basi forti. Naturalmente la chitina poi ha un grosso valore per tutte queste caratteristiche che vi ho detto, in più è stato visto come l'utilizzo della chitina all'interno di stimolanti o fogliari o radicali delle piante va a stimolare una reazione immunitaria delle piante che va a stimolare la pianta a produrre delle difese immunitarie perché la chitina è simile a quella contenuta nei funghi e quindi quando la pianta entra in contatto con questa chitina, che non è propriamente di un fungo, ma è simile, pensa che sia, diciamo, attaccata da questo fungo e va a stimolare la produzione delle difese immunitarie. Questo permette alla pianta di essere già pronta nel caso ci sia un'infezione fungina. Quindi questa è un'applicazione in più, una cosa che non vi ho detto è che la chitina può essere deacetilata per produrre il chitosano, che magari avete sentito nelle pubblicità per perdere peso, che è un prodotto farmaceutico molto interessante ed è, diciamo, oltre al suo valore, ha un sacco di attività propedeutiche, sia per quanto riguarda la farmaceutica, ma anche l'agricoltura. Noi stiamo lavorando su questa parte con un'azienda privata che in realtà è una spin-off del Politecnico di Milano con cui abbiamo sviluppato un sistema di estrazione a basso impatto ambientale e quindi potremo un giorno andare ad estrarre dai nostri scarti di chitina, perché noi abbiamo anche degli scarti di chitina provenienti dalla trasformazione dei prodotti e quindi diciamo valorizzare un altro mercato. In più poi c'è il residuo di allevamento che è l'ultimo, cioè qui praticamente non abbiamo scarti come il maiale, non si spreca niente, e non per ultimo è il residuo di allevamento nel quale sostanzialmente essendoci le esuvie, cioè le mute che le larve fanno, rimane una parte della chitina e quindi è stato visto che oltre alle caratteristiche di azoto, fosforo, calcio e potassio che sono presenti all'interno di questo residuo di allevamento, anche la chitina permette di migliorare la maglia del suolo e quindi di andare ad avere un effetto come ammendante o naturalmente dipendendo dalle cose che utilizziamo per alimentare le larve, anche un apporto di azoto. Quindi con questo ho cercato di fare una panoramica su tutti i prodotti che vengono fuori. In più, il disegno aziendale prevede di inserirsi all'interno di una filiera agricola come quella energetica dei biogas, che hanno sì da una parte una produzione elettrica, ma hanno anche una grossa produzione energetica, quindi di calore. I nostri impianti possono essere collegati diciamo, ai motori di raffreddamento dei biogas e quindi andare a sfruttare il cascame termico proveniente da quest'ultimi e quindi andare a, diciamo, con un investimento contenuto, entrare all'interno del network che la BEF propone, che è un network che permette quindi all'azienda agricola di andare ad allevare le larve che vengono fornite dall'azienda, cioè dalla BEF. Quindi sostanzialmente è una soccida degli insetti applicata al sistema agricolo. Inoltre, le nostre macchine sono collegabili in rete. Io adesso se mi ricordo bene, c'è una presentazione che vi faccio vedere in cui si vede diciamo, noi abbiamo lì a Casalnoceto un impianto pilota, ma abbiamo anche in 3D una presentazione Come sfuggire al caldo se non hai di un comino? come è fatto uno di questi tendoni con il fotovoltaico, perché oltre allo sfruttamento del cascame termico, le nostre macchine hanno un consumo energetico ridotto e quindi possono essere collegate a un impianto di fotovoltaico con inverter e batterie di accumulo e quindi possono, diciamo, con questo sistema l'economia circolare non è solo vado a recuperare i sottoprodotti, vado a recuperare i cascami termici, ma vado a recuperare anche energia elettrica
perché comunque abbiamo, diciamo, ridotto al minimo i consumi. Per farvi, tra l'altro, un'altra cosa che volevo dirvi, non siamo gli unici in Europa che fanno questa cosa, magari vi siete andati a vedere qualche sito, qualche informazione. Comunque io finirei la mia parte per poi lasciarvi alle domande. Spiegarvi un po' com'è la situazione europea. In Europa ci sono una trentina di aziende che si stanno occupando di questa cosa con modelli completamente diversi rispetto al nostro. Il nostro è un modello che è stato adattato alle condizioni italiane, perché normalmente un modello nord europeo prevede la centralizzazione di tutte le fasi e quindi la creazione di un megapolo di trasformazione dei sottoprodotti. Parliamo di oltre le 60.000 tonnellate all'anno di sottoprodotti trattati, quindi questi sottoprodotti devono essere trasportati in un unico luogo, devono essere trattati, somministrati alle larve, poi le larve vengono allevate non come nel nostro caso in macchine lineari, ma in magazzini elettronici come fossero quelli che usa Amazon. Quindi sostanzialmente vanno a creare una super ingegnerizzazione, automatizzazione e quindi anche il personale che utilizzano è un personale altamente qualificato. Nel nostro caso, invece, l'idea è quella di siamo in Italia, l'allevamento di insetti è un allevamento a tutti gli effetti, quindi agricolo. In agricoltura andare a autorizzare una cosa del genere non è così semplice, quindi il nostro modello è un modello piccolo che si ha diffusione territoriale, che è anche una delle cose che ci richiede l'Europa, quindi un'economia circolare più locale, non centralizzata. E quindi andare a creare direttamente un polo di trasformazione dei sottoprodotti vicino a N Bugs Farm, cioè queste fattorie degli insetti che sono poi collegate alla sede centrale, cioè la sede della BEF, che produce quindi le larvine che poi vengono distribuite alle varie Bugs Farm. Con questo modello quindi si va a creare un sistema, una riduzione dei costi nella trasformazione, perché non deve andare a spostare i substrati per centinaia di chilometri o con treni come fanno altrove. In più, l'allevatore delle larve si deve semplicemente occupare di accrescere le larve, noi invece ci occupiamo di tutta la fase più delicata, che è quella dell'allevamento delle mosche. Tra l'altro, io avevo fatto una piccola presentazione che adesso cerco, in cui, solo un attimo, perché avevo fatto una piccola presentazione in cui spiegavo il ciclo, perché magari questo non vi è chiaro, magari vedendolo spiegato è più semplice, nel senso che se no se parliamo di insetti poi non capisce questa mosca che cosa faccia, nel senso che se uno non ha le competenze, non capisce. Cioè, noi la cosa che facciamo è andiamo ad allevare le larve, ma per allevare le larve è necessario avere un Era una attimo potenza solo, riutilizzabile. andare a cercare, eccolo qua, 5 minuti, questa presentazione di 5 minuti che ora vi faccio vedere, che noi avevamo fatto per una scuola, che però riassume in breve che cosa facciamo con la mosca soldato. Allora, per condividere lo schermo, come era già qua. Schermo. Non so se mi vedete. Allora, questa Ciao presentazione. ragazzi, sono Marco Meneguz, responsabile ricerca e sviluppo della BEF Biosystem ed oggi vi parlerò della mosca soldato. La mosca soldato è l'insetto più allevato a livello mondiale per la produzione di farina di insetto e questo per alcune caratteristiche che potete vedere riassunte nella slide. Per prima cosa, la mosca soldato allo stadio di larva è particolarmente vorace e arriva ad aumentare il suo peso di circa 10-15 volte. Nel suo ciclo di vita larvale è di circa 20 giorni, come adulto vive solo pochi giorni. E in questi pochi giorni non mangia e non sciama, quindi non è fastidiosa per gli esseri umani. Produce molte uova e riduce la carica batterica dei materiali di cui si nutre, quindi possiamo dire che trasforma il materiale che gli viene dato in una sostanza più sicura.
Il ciclo vitale della mosca soldato è caratterizzato da 5 stadi di sviluppo, che sono uovo, larva, prepupa, pupa ed adulto. Vediamo ora insieme nel dettaglio come si sviluppano queste fasi. Partiamo dalla riproduzione. Come abbiamo detto prima, nella loro breve vita adulta, le mosche soldato si dedicano esclusivamente all'accoppiamento. Gli accoppiamenti sono influenzati dall'umidità, dalla temperatura e dalla luce. Dopo la deposizione, le uova impiegano circa 3 giorni a schiudersi. Le femmine depongono queste uova in buchi ed anfratti molto vicini al materiale organico in decomposizione. Quando le uova si schiuderanno, questo materiale sarà il primo nutrimento immediatamente a disposizione delle giovani larve. Passiamo ora agli stadi larvali, che sono la fase più lunga della vita della mosca soldato. Un insieme di fasi che a seconda delle condizioni ambientali può durare da 2 a 4 settimane. Gli stadi di sviluppo sono 6 e vedono le larve aumentare di dimensioni fino a decuplicare il loro peso. Ogni stadio corrisponde ad una mutazione. Le larve, cioè, cambiano di dimensioni anche notevolmente, sostituendo il proprio esoscheletro con uno più grande. Il sesto ed ultimo stadio di sviluppo corrisponde al massimo della crescita delle larve e alla fine del ciclo di alimentazione. In questa fase si trasformano in prepupe, smettono di mangiare e iniziano a modificare la loro fisiologia interna, cioè si preparano alla metamorfosi dello stadio adulto. Le prepupe sono scure perché il loro corpo si arricchisce di chitina. E che cos'è la chitina? La chitina è uno zucchero di cui è composto l'esoscheletro di tutti gli insetti. A livello industriale la chitina ha parecchie applicazioni, soprattutto nel settore farmaceutico, lo possiamo ritrovare come ingrediente nella cosmesi e ad esempio nel filo di sutura. In ultimo vediamo la fase di impupamento. Innanzitutto le larve che hanno raggiunto lo stadio di prepupa si disperdono, cioè vanno a cercare un luogo a loro congeniale dove completare la trasformazione. E si vengono a creare le componenti che caratterizzano l'esemplare adulto, come ad esempio le ali o le antenne. Questo processo dura tra i 7 e i 15 giorni, a seconda delle condizioni ambientali. L'adulto, ormai formato, esce sfarfallando e da lì a poche ore sarà pronto all'accoppiamento e quindi a ricominciare il ciclo. E adesso andiamo a vedere alcune cose di cui vi ho parlato. Qua in questa scatola potete vedere le larvine di 6 giorni che sono molto piccole, raggiungono anche 10 mg e queste larvine hanno circa 6 giorni che è l'età che noi scegliamo per poi procedere nella fase successiva, alla fase di ingrasso. Invece in questa scatola potete vedere le larve che si sono cresciute, sono decuplicate in peso. E hanno completamente digerito il materiale, che come vedete non ha più la consistenza del materiale di prima, non ha più l'odore del materiale iniziale ed è ormai una sorta di letame di insetto. Invece le nostre larve stanno già cominciando a impuparsi con delle larve scure che sono proprio le prepupe, le prime prepupe di questa scatola. Nel processo industriale c'è una fase di setacciamento in cui le larve vengono separate dal residuo di allevamento. In questa fase abbiamo da una parte ciò che può essere definito come letame di insetto e dall'altra parte invece abbiamo le larve che vengono poi stoccate e lavorate per la fase successiva. Ci siamo spostati nella parte delle voliere, potete vedere le palline in cui noi raccogliamo le uova. Le uova sono questi puntini gialli che vedete che sono stati depositati dalla femmina in tutte queste forie e buchi. Queste uova saranno poi posizionate al di sopra della nostra dieta speciale e da qui nasceranno delle giovani larvine molto voraci che cresceranno nei prossimi 6 giorni. Queste sono delle voliere che noi utilizziamo per le nostre ricerche. Potete vedere tutte le nostre mosche che volano una con l'altra e cercano il loro compagno ideale per poi andare a deporre le uova nella zona di raccolta delle uova. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Qui potete vedere i miei contatti se avete necessità di farmi delle domande. Ok, io direi che con questo vi ho già fatto una panoramica generale. Aspettate che adesso c'è YouTube che parte. Ok. Sì.
In merito, altre cose che vi posso dire, che sicuramente vi chiederete, è la parte più legislativa della questione. Non so se ci sono delle domande in particolare, ma se volete vi faccio una rapida carrellata di quali sono le, cioè, qual è la condizione legislativa, perché in questo momento c'è una confusione tra insetti come cibo per gli animali e insetti come cibo per l'uomo, nel senso che la confusione è che un conto è produrre insetti per alimentare animali, e questo è già possibile dal 2017. Ci sono ben sette specie di insetti che possono essere utilizzate a questo fine, che sono tre specie di grilli, due specie di mosche e due specie di coleotteri. Non vado ad elencarvi tutti i nomi. La normativa di riferimento è la 893 del 2017. Con questa legge è stato possibile. È stato autorizzato l'utilizzo delle farine, cioè proteine animali trasformate in mangimistica, prodotte da queste sette specie di animali, cioè di insetti. Invece, se vogliamo parlare di utilizzo di proteine animali trasformate in mangimistica per avicoltura e suinicoltura, che era stato vietato dopo la BSE, quindi dopo la malattia della mucca pazza, che aveva praticamente vietato completamente l'utilizzo di proteine animali trasformate per animali da reddito come suini e avicoli, con la legge che è uscita quest'estate, praticamente è stato riammesso l'utilizzo di proteine animali trasformate sia per gli avicoli e sia per i suini, naturalmente evitando l'incrocio tra specie, quindi è impossibile dare proteine di pollo ai polli e proteine di maiale ai maiali, cosa che prima era autorizzata, prima della mucca pazza. Quindi adesso è possibile solo fare l'inverso, cioè fare quindi suini, farina di pollo ai suini e farina di suino ai polli. All'interno di questa legge sono state inserite anche le proteine animali trasformate da insetto, che sono quelle prodotte a partire dalle sette specie che vi ho detto, che sono rintracciabili sulla 893. Quindi dal 2017 la mosca soldato è rientrata ad essere uno degli animali d'allevamento autorizzati nell'Unione Europea. Se invece parliamo di insetti per l'alimentazione umana, parliamo di novel food, quindi della legge del 2015, se mi ricordo bene, la 895, ma poi se volete vi scrivo in chat i numeri precisi, perché io non sono un esperto di quella parte, però vi posso dire che la 895-2015 va a includere nuovi prodotti che non fossero stati utilizzati prima del 1997 come novel food. Naturalmente, per immettere sul mercato un prodotto novel food è necessaria una trafila di circa 18 mesi, in cui attraverso l'EFSA, cioè l'ente europeo per la salvaguardia e la sicurezza alimentare, attraverso questo processo di autorizzazione, qualsiasi prodotto che noi vogliamo inserire all'interno dell'alimentazione umana, attraverso questo processo, che va quindi a definirne tutti i parametri di sicurezza, è possibile arrivare a immettere sul mercato un novel food, tra questi, una farina di insetto. Le autorizzazioni che fino adesso sono state accettate sono puntuali, cioè sono state presentate da singole aziende che quindi solo loro possono produrre quella farina. Parliamo di tre specie alla fine: tarma della farina, locusta migratoria e il grillo da poco. Queste tre specie è possibile quindi mettere sul mercato europeo prodotti a base di insetto, purché praticamente è possibile solo per quelle tre aziende che hanno fatto questa autorizzazione. Quindi è possibile farlo, è possibile commercializzare in Italia questi prodotti, ma devono essere acquistati tramite un canale di autorizzazione Novel Food. Quindi quando queste aziende, so anche per certo che alcune di queste aziende avevano smesso di allevare quell'insetto perché la normativa, cioè questa procedura era stata... Si era dilungata e quindi alcuni di questi si sono ritrovati in mano un'autorizzazione e poi non hanno il prodotto da vendere, a differenza invece di altri che hanno l'autorizzazione e quindi quando la produzione sarà tale, diciamo, verranno immessi. Poi, a differenza di quello che accade in Europa, quello che accade ad esempio in Gran Bretagna, che ormai non è più nell'Europa,
è diverso perché in Gran Bretagna, prima, quando ancora era in Europa, era possibile già commercializzare prodotti a base di insetto perché bastava che quell'insetto commercializzato in Gran Bretagna fosse stato consumato da una popolazione che vive stabilmente da decine di anni in Gran Bretagna, come ad esempio gli indiani, e quindi era possibile, inserendo quel prodotto in questo registro, andare a commercializzarlo. Conosco dei ragazzi di Torino che hanno aperto un'azienda per fare cracker di grillo, che hanno aperto in Gran Bretagna ormai 2 anni fa e ad oggi commercializzano cracker cioè in Gran Bretagna sicuramente, in Europa penso che abbiano dovuto farsi fare un'autorizzazione speciale per poterlo fare. E io con questo direi che di cose me ne ho dette parecchie, se avete delle domande io rimango a disposizione. Non c'è nessuno che ha domande. Posso? Vai, Sì. Angelo, vai tu. Ma quindi questi prodotti sono, cioè quelli che sono, diciamo, autorizzati adesso dalla comunità europea per l'alimentazione umana, consistono solo in farine o anche altre tipologie di prodotto? No, allora lì dipende dall'application presentata, nel senso che quando uno fa questa application deve andare a dire qual è la funzione finale del prodotto che uno utilizza. Può dire farina intera per pizza, pane, cracker, pasta, prodotti da forno, oppure dire insetto intero per pasta, prodotto da forno. E quindi ogni prodotto che uno va a presentare deve poi avere tutta la trafila di tracciabilità e sicurezza, e quindi poi tutte le analisi relative. Però ad oggi penso che, perché sono state fatte delle ricerche su qual è il prodotto che il consumatore utilizzerebbe, ed è stato visto come l'insetto intero, diciamo, crea una forma di disgusto, mentre invece delle farine inserite all'interno di prodotti da forno, prodotti, non so, pasta o cose di questo tipo, può essere accettato molto più facilmente. Alla fine sono farine proteiche come fossero farine che provengono da altri animali. Quindi le autorizzazioni, mi pare che ad oggi ci sia un'autorizzazione di farina di tenebrio, che è la tarma da farina degrassata, se mi ricordo bene, ma c'è anche il sito ufficiale dell'EFSA su cui si può andare a cercare quali sono i prodotti o in autorizzazione o che sono stati autorizzati e sotto che forma sono, quindi se sono secco intero, degrassato intero, solo intero. Questo dipende da chi ha fatto l'applicazione. Ma attualmente in Italia c'è qualcuno che vende questo tipo di prodotti? Sono già commercializzati oppure no? Allora, che io sappia, c'è una piattaforma che si chiama 21byte, che almeno io l'ho guardata 2 mesi fa, vendeva qualcosa, però è tutto e-commerce e devono essere prodotti che abbiano questo certificato. Nel senso che se sono prodotti certificati, allora possono essere venduti. Poi so per certo che questa azienda che produce i cracker vende in tutta Europa, quindi è possibile, ma l'acquisto normalmente è online. Non siamo come in Francia, mentre in Francia uno va al supermercato e trova già i prodotti, che sono gli hamburger o le crocchette. Ma tra l'altro, una cosa che non vi ho detto, nel 2015 l'Olanda si era fatta una legislazione a sé per poter vendere prodotti a base di insetto, e già nel 2016, quando ero stato in Olanda, a Wageningen, avevo visto al supermercato gli hamburger fatti con questi insetti, perché loro si erano fatti una legge apposta che poi è stata sostituita dalla legge del Nobel 2015. Quindi diciamo che all'inizio si erano mossi tutti un po' a macchia di leopardo, e poi dopo, con il Novel Food, con la legge del 2015, diciamo che le cose sono cambiate. Adesso è tutto un po' più regolamentato. E ma l'ente italiano che rilascia l'autorizzazione alla vendita di questi prodotti, quale sarebbe? Non è un ente italiano, ma è l'EFSA. Nel momento, dato che l'EFSA, a parte che l'EFSA mi pare che abbia anche una sede a Parma, se mi ricordo bene, e comunque deve passare dall'Europa. Nel momento che il prodotto è autorizzato a livello europeo, non posso dire nulla e deve essere commercializzato in Italia. Noi, tra l'altro, uno dei progetti che abbiamo futuri è l'utilizzo della nostra serra che abbiamo a Casal Noceto, in cui adesso c'è il nostro allevamento di mosca soldato, che è una serra fotovoltaica, al cui interno volevamo
inserire una sala di 1,5 ettari, quindi non tanto piccola, inserire una produzione di gelsoprato per andare poi a produrre un baco da seta per proteine per l'uomo. Naturalmente è ancora un futuribile, nel senso che adesso stiamo completando la parte sulla mosca soldato, poi ci dedicheremo a questi progetti futuri di prodotti per l'uomo. Diciamo che l'immediato è mangimi per gli animali, perché è possibile farlo. Grazie. Prego. Se non ci sono altre domande, No, io io. ne ho una, aspetta, ma molto molto light. Ma com'è questa passione? Cioè, come ti è venuta? Come vi è venuta? Allora, vabbè, la mia passione nasce da bambino. Io fin da bambino sapevo che, fin dalle elementari, sapevo io sarei diventato un entomologo, perché sono un entomologo, e ho detto io finché non divento un entomologo continuo a studiare. Poi ho avuto nel 2014, quando ho fatto questa borsa con questa azienda, ho avuto l'illuminazione, nel 2014 c'era stata questa conferenza Wageningen, Insect to Feed the World, che ci sarà di nuovo in Canada il prossimo mese, in cui andremo, in cui era iniziato tutto. Avevo letto il documento uscito, che tra l'altro è scaricabile online, della FAO del 2014, che si chiama Edible Insect. E da quel documento lì ho detto, ma aggiungiamo alla passione per gli insetti qualche cosa che a livello lavorativo potrebbe avere un futuro, e niente, mi sono lanciato in questa cosa. E poi quando uno è tra i primi, è anche più facile farsi strada, perché comunque siamo ancora, è come fosse l'allevamento dei polli negli anni 30, quando si erano accorti che mettendo i polli insieme ne potevano produrre di più o meno. Uguale con gli insetti, perché fino a 20 anni fa nessuno aveva in mente questa idea, e poi è uscita. Quindi è una passione che nasce da bambino. Della serie, non so più chi l'ha detto, ma se fai un lavoro che ti piace, non lavorerai mai nessun giorno della tua vita. L'ha detto Praticamente. qualcuno. Sì, fortunato. Ok. Sì. Marco, ancora una cosa, scusami, ma quindi le bat farm, noi dove dovremmo trovarle? Accanto ad ogni azienda agricola? Qual è il vostro, la vostra mission, diciamo? Adesso il target sono aziende che hanno un impianto di biogas agricolo, quindi al massimo fino a 1 MW, e che hanno quindi un cascame termico. Naturalmente, se un'azienda agricola non ha biogas ma ha un cascame termico, non so, geotermico o solare termico, ma quello è già più complicato, attaccato a queste aziende, allora si può pensare di integrare, oltre alla loro produzione, questa produzione. Sostanzialmente. Bene, grazie. Ci sono altre domande? Qualcuno vuole ancora intervenire? No, allora tutti a pranzo. Va bene, grazie Marco, molto interessante, molto particolare. Almeno Sì, per me. una cosa nuova, quindi. Sì, curiosa che. Magari non ci pensi, o comunque per alcuni magari c'è sempre questo problema, no? Degli insetti e così via, però effettivamente è utilissimo, quindi bene, bene che ci avviciniamo anche a queste cose. Ok, Sarà grazie. comunque anche il futuro, immagino, perché anche con le crisi alimentari, vabbè, l'ultima anche questa della guerra Oh, tra grazie. Russia e Ucraina, quindi con la difficoltà a reperire materie prime, cereali e tutto, insomma, la No, possibilità infatti. di creare questi alimenti, insomma, secondo me il futuro è lì. Certo. Dovremmo farci una ragione. Ma poi anche se considerate che noi importiamo circa l'80% della soia che usiamo, che sostanzialmente a livello di proteine è simile alla nostra larva, quindi possiamo dire che noi potremmo produrci internamente tutta una quantità di proteine utilizzabili direttamente. Anche per i nostri animali, non dico solo per mangiarle per noi, ma andare a Certo. recuperare un sacco di scarti sottoprodotti e quindi andare a valorizzarli, a creare proteine, quindi a rendere magari l'Europa e l'Italia un po' più autosufficienti da quel punto di vista. Sì, è anche democratico e
territorialmente sostenibile, mi viene da dire, no? Si rende autonomo. L'alimentazione degli animali comunque. Sicuramente per l'alimentazione animale direi proprio di sì, perché comunque l'impatto che sia sugli allevamenti intensivi, diciamo, sulla materia prima che viene utilizzata, il cereale e tutto, è notevole. Quindi se si riesce a sopperire con questa tipologia di alimento, insomma, no? E poi considerate tipo la soia biologica è passata da 400 euro la tonnellata a 900 nel giro di 2 mesi. Quindi non è una roba da ridere, cioè non è detto che prima di adesso sarà uguale tra 10 anni. Quindi anche perché gli altri paesi crescono, Cina, India crescono e loro richiedono proteine e quindi se le prendono loro non le abbiamo noi e quindi a quel punto lì facciamo la fine, non è che contiamo così tanto come 1,5 miliardi di cinesi, quindi riusciamo a prendersi le cose. Va bene. 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 Ok, vi ringrazio ancora. Vi Grazie, auguro buon viaggio in Canada. grazie, una buona Ok, grazie giornata. molte, Grazie, buon ciao, lavoro. grazie. Ciao. Ciao, ciao, Grazie. ciao. Ciao, grazie. Grazie.